Ritorna la TV della memoria, la trasmissione che farà parte di un pacchetto che si chiama Siena TV Classic e che vuole per la seconda edizione ricordare le bellezze di Siena e le punte delle nostre istituzioni e dei nostri personaggi più importanti. Ecco, mi sembra chiaro che se siamo ancora qui vuol dire che al pubblico è piaciuta la nostra trasmissione e questo ci fa un immenso piacere. Per cui continueremo con un numero di puntate, non sappiamo quanto potrà durare, ma comunque siamo armati di buona intenzione e conosciamo la città, questo ce lo possiamo dire, vero Massimo? Certo, poi abbiamo già un piano di battaglia abbastanza importante. Non solo istituzioni con ciò che comporta, perché abbiamo scoperto e scopriamo in continuazione archivi pubblici e privati ricchissimi di cose, quindi non solo istituzioni, non solo archivi, ma anche la cultura che ha attraversato e attraversa tuttora Siena. E poi vogliamo mettere in evidenza anche una serie di personaggi con trasmissioni monografiche che possono, soprattutto alle nuove generazioni, insegnare, spero, qualcosa per i loro esempi, per cosa hanno fatto nel Novecento di importante nella nostra città, perché la nostra città nel secolo passato è stata veramente importante. E quindi se avrete la pazienza di seguirci, forse qualcosa di utile faremo. E vi ringraziamo. Questo primo nuovo appuntamento della TV della Memoria è sull'Accademia dei Rozzi. L'Accademia dei Rozzi è la più antica accademia di Siena, ha una lunga storia alle spalle e speriamo che abbia ovviamente anche un futuro davanti. E noi ripercorriamo questi 2 secoli di storia con il nostro stile, con la nostra, se vogliamo, da una parte profondità, da una parte leggerezza, un po' lo stile della TV della Memoria. Abbiamo intervistato 2 protagonisti di oggi dell'Accademia dei Rozzi e parleremo ovviamente dell'Accademia, ma parleremo anche del Teatro dei Rozzi, che ha un importante anniversario, un importante compleanno anche quello. Quindi, buon ascolto e buona visione, soprattutto con questa nuova puntata della TV della Memoria. Volevamo non iniziare il nostro incontro sull'Accademia dei Rozzi dalla Sala degli Specchi, dove ci troviamo in questo momento e che vediamo nell'allestimento dei primi del Novecento, un allestimento diciamo vagamente Liberty, caratterizzato soprattutto da queste enormi specchiere che si rincorrono in una fuga all'infinito con un effetto scenico davvero davvero straordinario, e nella decorazione della grande lumiera centrale del Bartolozzi, che è considerato uno dei primi artefici in Europa per questo genere di produzioni di legno e di ferro lavorato. Peraltro la lumiera è stata recentemente restaurata e riportata all'antico splendore. Però è doveroso, prima di soffermarsi su questi aspetti più scenografici, ricordare un po' quella che è stata la storia dell'Accademia, che è una storia lunga quasi 5 secoli. Infatti,
L'Accademia dei Rozzi nasce ufficialmente nel 1531, quando vengono redatte le prime costituzioni, da 13 soci fondatori che appartenevano, diciamo, alla middle class della città. Non erano né del popolino né dell'aristocrazia, erano della classe medio borghese, erano lavoratori che si trovavano accomunati dalla passione verso il teatro e verso le rappresentazioni drammaturgiche. Non è esatto dire però che i Rozzi nascono nel 1531, perché in realtà si hanno notizie piuttosto attendibili e molto significative di rappresentazioni, di gruppi di teatranti senesi, addirittura a Napoli nei primi anni del Cinquecento e presso la corte papale verso il 1520, quando il pontefice si divertiva molto ad assistere a queste rappresentazioni, che erano un ibrido, nel senso che ancora non si potevano definire rappresentazioni teatrali in senso moderno, però erano dei copioni che questi pre-Rozzi, perché così sono stati definiti, si scrivevano e poi recitavano, senza nemmeno bisogno di un... Comunque, tornando al 1531, questo gruppo ha una sua formalizzazione e comincia a produrre seriamente e continuamente questa attività drammaturgica, che ha un riscontro ben preciso in numerose pubblicazioni che troviamo fatte a Siena, ma anche fuori Siena. È proprio la stampa che si sta diffondendo in Italia e in Europa nei primi anni della maturazione, della produzione delle opere a stampa, che consente la diffusione e conseguentemente accresce la fama dei Rozzi, perché queste commedie vengono date alle stampe e vengono poi ripubblicate non solo a Siena ma anche nel resto dell'Italia. Fu un esempio che ci porta poi a fare una considerazione importante. Alcune commedie dei Rozzi stampate a Napoli sembra che fossero acquistate da Shakespeare, che addirittura ne trae ispirazione per alcune commedie. E questo ci dà già un'idea ben precisa di cosa significhi l'attività dei Rozzi nel Cinquecento per la storia del teatro italiano. Caduta la Repubblica, il Granduca determinerà la cessazione di tutte le accademie senesi, quindi non solo Rozzi ma anche gli intronati, e una quarantina di istituzioni di questo genere che c'erano in città, che dovranno fermare la loro attività. Quando poi ai primi del Seicento viene riconcessa la libertà di azione e di movimento alle accademie senesi, i Rozzi riprendono a vivere, proseguendo grosso modo sulla falsariga delle precedenti attività. Però già, diciamo, l'aspetto drammaturgico comincia a trasformarsi in un aspetto più letterario, si comincia a dare più corso all'aspetto poetico, alle recite in versi, alle poesie, alle egoliche, agli strambotti, che peraltro sono stati studiati e pubblicati un secolo fa da Federico Tozzi in un libro molto importante. E il Seicento è un secolo, diciamo, di transizione per la città, anche per l'Accademia. Non ci sono più i bottegai o i borghesi del Cinquecento, incominciano ad arrivare anche personalità di più alto lignaggio che chiedono un riconoscimento al Granduca, e quella che fino allora era considerata e si definiva una congrega, la congrega dei Rozzi, nel 1690 riceverà per disposizione legislativa medicea il riconoscimento di Accademia. Entrando nel Settecento cambieranno ancora molte cose, cambierà lo status sociale dell'Accademia, nel senso che a questo punto anche i ceti più elevati della città tenderanno a iscriversi, e si cambieranno molte cose in quelle che sono le attività istituzionali, e a fianco delle recite teatrali e della scrittura di poesie e di opere letterarie si comincerà a pensare anche a aspetti ludici, incrementando quello che era un aspetto della vita accademica cinquecentesca per attività più salottiere come i giochi delle carte, del biliardo. Credo per esempio che proprio ai Rozzi sia stata giocata per la prima volta in Italia la tombola verso il finire del Settecento.
Abbiamo detto che già nel Cinquecento, oltre all'attività letteraria e drammaturgica, i primi Rozzi avevano cominciato anche a dedicarsi a attività ludiche e a giochi vari, come quello della palla e della pallotta. Però sta di fatto che l'attività principale era un'attività di carattere culturale, ovvero sia scrivere e rappresentare queste commedie e poi scrivere anche in versi opere poetiche. Conseguentemente l'obiettivo era quello di elevarsi culturalmente e in questo è contenuta anche la spiegazione del motto che i Rozzi si dettero fin dall'inizio, ovvero sia chi qui soggiorna acquista quel che perde, riferendosi all'ingresso nella congrega dei nuovi associati che, come abbiamo visto, venivano da classi sociali abbastanza basse e conseguentemente al momento in cui diventavano Rozzi potevano perdere la rozzezza iniziale, però è ormai pressante per gli accademici l'esigenza di avere un teatro a tutti gli effetti, degno di questo nome. E fin dai primi dell'Ottocento, quindi, gli organi direttivi incominciano a pensare alla realizzazione di uno proprio spazio teatrale, che non è assolutamente semplice, perché negli edifici accademici lo spazio non si trovava. E è proprio dai primi dell'Ottocento, però, che l'Arcirozzo e il Collegio decidono l'acquisto di alcuni edifici limitrofi, e prospicienti alla piazza di San Pellegrino, dove viene distrutta una chiesa per ridare un nuovo ordine urbanistico all'area della città, e dove poi nel 1812 incominceranno i lavori di costruzione del teatro. Sarà incaricato di questi lavori un illustre architetto senese, Alessandro Doveri, conosciuto in città anche per altre costruzioni, ma diciamo specialista proprio di costruzioni teatrali, che porterà avanti la costruzione di questo teatro per 5 anni, perché ci saranno molte difficoltà da affrontare di carattere tecnico, di carattere architettonico, ci saranno anche dei crolli, l'Accademia dovrà sostenere delle spese sempre maggiori, però alla fine nel 1817 questo teatro viene inaugurato, o perlomeno viene inaugurato una parte strutturale che poi nel corso del XIX secolo dovrà subire altre ristrutturazioni, altre revisioni e poi diciamo anche un rifacimento quasi totale, questa volta per conto dell'architetto Corbi, che ci porterà poi alla definizione e all'apertura dell'attuale teatro, che però chiuso verso gli anni 50 per motivi di sicurezza, solo verso la fine del secolo, dopo un attento, accurato e prolungato intervento di restauro, vide nuovamente la luce nelle forme che appunto si possono godere oggi. La realizzazione di questo spazio teatrale è un degno coronamento di 5 secoli di storia e di una vita intensamente vissuta proprio dietro le quinte, ma anche sul palcoscenico del teatro, che ha portato l'Accademia dei Rozzi a essere conosciuta e studiata anche a livello universitario, e devo dire molto approfonditamente, da studiosi italiani e stranieri. Prova ne sia che 2 anni fa, quando celebrammo il ventennale della rivista, fu fatto un convegno a cui parteciparono studiosi inglesi, americani, perfino una professoressa universitaria dall'Australia venne, che si chiama Nerida Newbegin, ma venne Richard Andrews dall'Inghilterra, che è uno dei più attenti e accorti studiosi di storia del teatro. E insomma, dettero vita a un convegno di grandissimo livello culturale e scientifico, che ha disegnato ancora meglio la vicenda dei Rozzi lungo questi 5 secoli, e in particolare ha voluto prendere in considerazione, ponendosi delle domande che in parte aspettano ancora delle risposte, sul fatto che, un fatto abbastanza insolito, che a Siena una categoria sociale intermedia fosse stata così protesa verso l'approfondimento culturale, e che era sorprendente, perché che questo succedesse nelle classi dirigenti o nell'aristocrazia
come in qualche altra città italiana, in qualche altra, non dappertutto, poteva essere un fatto normale, ma che qui dei borghesi, dei bottegai, degli artigiani si dedicassero a questo genere di attività, onestamente, ha colpito molto e ha consentito che molti studiosi di tutto il mondo approfondissero questo aspetto. Dell'Accademia dei Rozzi e ci troviamo qui nei locali del teatro. Come avevamo detto, questo teatro è stato inaugurato nel 1817, esattamente 200 anni fa, tant'è vero che quest'anno festeggeremo questa ricorrenza. Il teatro fu costruito perché l'Accademia dei Rozzi faceva tutte queste rappresentazioni, diciamo così, essendo dalla parte dei Rozzi, un po' in contrapposizione a quello che facevano gli accademici dei rinnovati nel teatro grande, come veniva chiamato a Siena. In questo teatro fu inaugurato con un'opera che oggi è un po' dimenticata, però allora era un'opera importante ed era la Marchesa di Fitzhenry di Paer, e che ebbe un grandissimo successo, fu osannato da tutti i giornali dell'epoca. Dopo questa rappresentazione furono fatte un paio di opere di Rossini, ma poi il teatro, non dico che si fermò, ma insomma le rappresentazioni furono abbastanza scadenziate nel tempo, anche perché andava avanti questo, chiamiamolo, dualismo con il teatro dei rinnovati, fino a che a un certo punto si riuscì a dividersi un po' l'annata, e al Teatro dei Rozzi toccò la famosa Quaresima. E dal 1879 tutti gli anni i 40 giorni della Quaresima furono pieni di rappresentazioni, e di queste noi abbiamo in archivio anche tutte le locandine con tutti i personaggi. Qui potete vedere anche alcune delle foto di personaggi importanti che sono venute a recitare qui a Siena. Ed era questo qui un teatro che, a detta dei giornalisti dell'epoca, era importante perché aveva un'ottima acustica e il pubblico senese era un pubblico molto attento. Per cui se qui a Siena la rappresentazione
era venuta bene, erano sicuri che poi l'annata sarebbe andata bene. Dunque qui chiaramente noi si parte ora dal 1839, però le rappresentazioni sono durate nel tempo, specialmente negli anni 30 sono state fatte tante rappresentazioni, la Quaresima era comunque sempre piena e con tantissimi spettatori. Non ci dobbiamo dimenticare anche di un particolare, di una particolare rappresentazione teatrale, che è quella della Goliardia. La prima fu un rifacimento di un pezzo dei Rozzi, cioè l'Assetta, che fu fatto nel 1932, rimesso diciamo un po' in italiano dal commediografo Luigi Bonelli, e recitato e più che altro con il regista Bruchi, che era senese anche lui. Dopo di questo il teatro goliardico è ricominciato nel 1945 con la famosa operetta Il trionfo dell'odore del nostro concittadino Mario Verdone, per intendersi il babbo di Carlo, che tutti conoscono, che ebbe un grandissimo successo e dove finalmente le persone di Siena rincominciarono un po' a divertirsi e questo teatro goliardico praticamente riprendeva quello che era stato gli strambotti del vecchio del 1500, come era incominciata allora l'avventura. Ricorrono questi 200 anni dalla costruzione del teatro e l'Accademia dei Rozzi insieme al Comune di Siena hanno deciso di fare delle manifestazioni per ricordare questo avvenimento. Parecchie di queste manifestazioni sono già state stabilite proprio con l'assessorato alla cultura. Prima abbiamo parlato del nostro motto e è stato spiegato. Ora vi faccio vedere anche il nostro stemma, che parla di una sughera con i rami secchi, che però dal basso li parte un polloncello verde. Questo vuol dire che la vita continua e come continuerà questo teatro, come ha fatto in questi 200 anni, e speriamo sempre meglio. Il 7 aprile del 2017 faremo una serata danzante nella Sala degli Specchi, come fu fatta il 7 aprile del 1817, con il soprano Cristina Ferri, e si esibirà in alcuni componimenti famosi di musica internazionale ed alcuni allievi del Conservatorio Musicale Rinaldo Franci, che suoneranno vari brani musicali. Il 6 maggio, sempre del 2017 naturalmente, sarà la serata dedicata alla lirica in teatro, con brani tratti da opere di Gioacchino Rossini. La direzione è affidata al maestro Gelmetti e l'esecuzione al mezzosoprano Laura Polverelli e al soprano Patrizia Ciofi. E naturalmente a questi grandi artisti va il nostro sentito ringraziamento per la loro, diciamo, benevola partecipazione. Poi l'assessore alla cultura, professoressa Pannozzi, ha costituito un tavolo del teatro e sta valutando insieme a noi alcune proposte di compagnie teatrali cittadine su testi dei Rozzi 5-600 da recitarsi nel corso del 2017, sia in teatro che nella nostra Sala degli Specchi. Nei primi mesi del prossimo anno uscirà una pubblicazione curata dal professor Mario De Gregorio e dalla professoressa Marzapieri riguardante l'attività teatrale dei Rozzi, naturalmente dal 1817 fino ad oggi, arricchita dalle locandine degli spettacoli e da numerose foto degli attori. Inoltre, i due numeri della nostra rivista per il 2017 saranno interamente dedicati a queste celebrazioni. Uno conterrà un'interessante traduzione di scritture cinquecentesche dei Rozzi congregati, commentata a cura della professoressa Chierichini.
L'altro verterà su vari contributi riguardanti i 200 anni del nostro teatro. We'll be right back.